Stavo per andare a fare la spesa, una cosa che non faccio neanche per me stesso. No, l'ho fatta un po' di volte, però non quanto dovrebbe essere giusto probabilmente. Cosa ti aspetti da questa puntata del Banana Burger? Di ridere molto e di mangiare un buon panino. Oh cucciolone, ho visto che stai a Roma. E immagino che tu ieri ti sia tirato per l'aria. E volendo potremmo fare colazione da me. Compri due robe, è roba tosta, quindi se c'è problemi cardiaci magari evita di mangiare. Allora, devi prendere pane in cassetta, tipo pancarré, però quello grosso, una cosa più cicciona. Chiaramente bacon, viene uno bello cicciotto, non quello scrauso che pare prosciutto crudo. Ovviamente cheddar, che fa bene al cuore, un paio di scatolette dei fagioli Heinz, quelli da colazione, due salsiccette, due pomodori, uova, chiaramente una colazione, per uccidere l'hangover un paio di birre non fanno mai male, via Tubex. Fammi sapere se non ti è chiaro qualcosa, così me ne sbatto. Abbanà, io non so buono a fare la spesa, vieni con me per favore, dai. Ti piace casa? È bello. Ogni sto a cambiare casa tipo una volta al mese. Ma poi vivi in un'oasi nel verde, perché io non pensavo ci fossero questi, sì, queste sì, abitazioni così carine qui. Solo per fare questa banana burger. C'è una casa, poi la vendo, faccio un'altra banana burger. Tipo Airbnb. Bravo. Ma stai fatto? No. Abbastanza. No, vabbè, dai. Puoi fare colazione? Te lo faccio quella cosa che ti avevo promesso? Sì, ti prego. Mm? Puoi vedere come la faccio? Poco. Poi te la spiego prima, certo. Così te si crea un po' di aspettativa. Acquolina. Sì. Allora prendiamo. Aspetta però, ma accendi i fornelli che non c'ho accendino. No. Ma è droga? No. Ah. Grazie. Prego. Il pane questo qua, tipo toast però più grosso. Penso ci facciamo tipo due o tre strati. In ogni strato ci mettiamo il formaggio. Ok, uh-huh. Una volta fatto questo facciamo un bel buco al centro, okay. Lo avvolgiamo nel bacon e in quel buco ci mettiamo i fagioli e l'uovo, che te ne pare? È leggero, molto leggero, è leggero, è colazione giustamente. È la colazione che faresti da hangover, per chi non sapesse cos'è l'hangover. Vedete, è quella cosa che succede il giorno dopo che hai fatto la festa e vuoi solo morire. Però anche mangiare prima di morire. E ti alzi e vuoi mangiare solo roba di merda. Te ti capita mai di svegliarti l'hangover? Sì, sei volte a settimana. E tipo che fai quando ti alzi l'hangover? Ma di solito mangio tutto quello che c'è a casa, solo che non c'ho mai molto. Non tipo? Sono bravissimo a fare la spesa. Quindi tipo? Io faccio la pasta oppure faccio il riso. Qual è la pasta che fa Jamie Dice? Tante ne faccio. Allora, col tonno le zucchine quasi sempre, poi pure il riso, pure un minestrone di verdure, anche quello faccio spesso, che si avvicina molto a quello che stai facendo tu adesso. Beh, sì, sì, beh, questa è roba vegan comunque, era che roba. Come fai a essere vegetariano? Io quando guardo sta roba io non capisco. Adesso facciamo un bel letto di bacon. No, etto, letto. Sì, avevo capito. Ma tipo quando vai in giro a suonare che te mangi? Io mangio un po' di tutto, sono onnivoro, basta che non mangio 10 minuti prima di suonare perché sennò diventa un dramma. Poi che quando mangi dopo, di solito? No, dopo mai, mangio prima un po', un paio d'ore prima almeno. Beh. Quando stiamo con Madman invece mangiamo, cerchiamo di mangiare praticamente 4 ore prima perché sennò Madman vomita. Perché? Perché si agita? Sì, agita. Stress? Sì, ce l'abbiamo sempre lo stress. L'ansia da prestazione. Allora, 200 gradi. 200 gradi. 5 minuti. E poi ci apriamo l'uovo dentro e altri 15 minuti. Birrettina? Birretta? Sì. Volentieri. Non c'è bicchieri, quindi siamo... Siamo i barattoli. Barattoli da marmellata. Fantastico. Hai presi? Sì, pare brutto. Thank you.
parte cazzate, chi è più bravo a rappare tra te e Mad Men? Boh, dipende che ti piace. Lui sicuramente è più bravo in tecnicismi, a trovare gli incastri. C'ha più vocabolario, ecco. Ha studiato di più? Sì, decisamente. Pure con la piastra ha studiato più di me. Ma pure sto disco parla di canne. O parla di qualcos'altro? Le canne ci saranno sempre, mi sa. Ho paura. Pur non però facendo sì. Tu le canne, cioè tu non fumi, no? No, ti pare? Trovo che sia giusto difendere una pianta. Certo. Non può difendersi da sola. Senti, ma girando spesso pure con il buon Maddy. Sì. Ovviamente alle live vostre tipo i fan si mischiano, no? In che senso? Ci sono fan suoi e fan tuoi. Chi c'ha i fan migliori? Esistono anche i fan nostri. Di Jamie Dice e Mad Men, esatto. Tipo by band. Tipo duo. Ci compensiamo. Per questo Jamie Dice e Mad Men. La gente insieme. È contenta quando fanno i dischi insieme. Quindi tipo il fan tuo a cui magari fa cagare quella cosa, sente lui, esatto. Fonde insieme. Esatto, e decide che comunque Jamie invece va bene. Jamie Dice e Mad Men. Esatto. Che è figo, ce lo sta. Siamo tipo i Backstreet Boys. Però? Più brutti. Insomma, ho letto che hai smesso di rappare, non fai più mixtape, niente. Adesso basta. Adesso vado a correre. Divento un corridore. Pistorius. Per l'appunto. No, sì. Farò uscire il mixtape a novembre. E no, non lo sa, in realtà non lo sa nessuno. E quindi a novembre esce quello che vi consiglio, volume 6. 6, oh. Al 2010. Minchia. 6 anni che lo fai. E invece dischi? Il disco a gennaio. Quindi due bombe così? Così, lanciate. Non si può dire niente? No. Solo che ci sta? Bene è il primo singolo. Bene? Del disco. Del disco. Che è quello del video. Esatto, con i ragazzi. Dove sei andati a farlo quello? A Los Angeles. Bello. Bella paraculata, eh? Cioè, devo fare il video, vado a Los Angeles. Capito, per lavoro. Bello. Mi hanno tenuto un'ora in dogana. Perché io come uno scemo gli ho detto che andavo lì a fare un video. Non gli ho detto che andavo lì a spendere semplicemente dei soldi e a tornare a casa come vorrei. A investire. Gli ho detto guarda, devo girare un video. E quello quindi pensava, ah, ma verrai pagato queste cose qua. Cioè, no, ma di che? Un'ora in dogana mi hanno tenuto come se fossi, non lo so, un talebano. Ma a parte rap, te ti piace la techno, eh? Com'è? Pure per nassene da Roma che ti cagano il cazzo, cose così. Sicuramente camminare per strada. Più tranquillo. Fuori sì, mo da poco pure sono stato in Francia. Mi ero persa un po' la godibilità del camminare, cioè non è che mi rompo nel cazzo in mille, però ci sono i giorni che veramente, no? È difficile che vabbè, ti Roma fa. Poi. Due passi tranquillo, quindi per carità è buona come cosa, però così se fa qualche passeggiata ogni tanto è bello. Ma sta roba tipo da mangiare, tipo diciamo che sei Jamie Dice, no? Quando vai in giro, ti può permettere da nascere tipo fast food, metro, così. È più difficile, però comunque ci andiamo temerari certe volte. Tipo alle 4 del mattino. Quello sul raccordo. L'ultima volta siamo venuti tutti al McDonald's, quello là, mesa di ciampino. Casa mia, poi, dietro casa mia. Eravamo mille, tutti ubriachi. Assurdo. Mi ricordo che c'era il Frenetic che stava vomitando fortissimo da ore. Era buono? Era buono. Nuovo Sarsana Smart. Dai, come lo chiamiamo? Tuo panino. Hangover Burger, questo. Eh sì, dai. È facile. Ma oggi che devi fare? Stai free? No. Devo andare a prendere il treno, andare a Bologna e poi a Milano. E non mi dai una mano a sistemare? No, non so buono poi. Li pulisco male i piatti. Ufficio. Oh, non lo perdo il treno, tranquilli. No, ho mangiato il panino di Bunny. Buono. Sì. Ciao. Controllano come i bambini. Vabbè, io sono rassettato e tra un po' tornano i miei. Fare dai, sbrigate. Ma sente puzza di sigaretta? No, ma che si sente? Sente che ho fumato, senti? No, vabbè. Le avete le mutande di tua madre, però. Tu
problemi tuoi. Ho scoperto che non è casa tua, sei un figlio di puttana. La gente va a fare la spesa, cucini, tu hai detto dammi una mano, sistemiamo, niente, sta andato. Certa gente a casa non va più invitata.